10 mesi. È gravissimo, mi sembra, perché sono quasi il 20% di tutti gli impieghi nel settore. E lì abbiamo detto, se non succede qualcosa, se non ci sono indennizzi, quello potrebbero anche sparire 100.000 posti. Ne abbiamo persi 53.000, perché nel mese di febbraio, mese marzo e aprile gli aiuti per case di rigore sono venuti. Per tante imprese non sono state sufficienti, però hanno aiutato. E se non ci fossero stati quegli casi di rigore, perché lì fine ottobre non c'era ancora niente, niente di definito, e per quello che abbiamo chiamato l'allarme. Ma 53.000 posti, io penso in qualche anno potremo di nuovo recuperarli. Bisognerà trovare anche il personale qualificato, perché c'è tanta gente che ha perso la prospettiva, che ha lasciato l'industria, chiusi per 8 mesi, e non si sapeva mai quando si potrà aprire, perché il 22 gennaio è diventato il 31 maggio. Ma comunque io spero che fra 2 o 3 anni ritroveremo quel livello che avevamo nel 2019.